Dottor De Bortoli, oggi parliamo di scienza e innovazione. Milano può essere sempre capofila nel nostro paese di questi due macro temi? Ma Milano lo è sempre stata, insomma, è sempre stata la capitale del progresso scientifico, la frontiera italiana dell'innovazione, a maggior ragione in questa fase nella quale si candida ad essere una capitale della conoscenza. Abbiamo molte università. Milano è una città universitaria, noi milanesi non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo 250, credo 280 mila studenti, cioè la popolazione di una media città italiana. E ovviamente questo carica l'amministrazione, la classe dirigente, le istituzioni di una nuova e diversa responsabilità, cioè la responsabilità di essere aperti al futuro e quindi di investire sempre di più sul capitale umano, sulle conoscenze e sulle competenze, cosa non facilissima. Ecco, secondo lei perché non c'è così tanta coscienza attorno al fatto di Milano città universitaria? Un po' perché Milano vive, diciamo, nell'immaginario collettivo come una città industriale, che non lo è più, ovviamente, come una città del terziario. Ma quel terziario non c'è più e la pandemia lo ha profondamente cambiato, se non rivoluzionato. È ovvio che l'idea di avere una città universitaria non è una città che poi si trasforma sostanzialmente in una città della movida, no, quello no. E in questo si dimostra anche che c'è una città un po' anziana che vive un po' troppo di ricordi, di qualche rimpianto e invece dovrebbe coltivare di più passioni, innovazione, progetti e avere un po' di sguardo sul futuro, come era lo sguardo sul futuro che ha sempre avuto e che continua ad avere, ma potrebbe averlo con maggiore intensità. Ecco, come può il centro studi cavalcare questo bisogno di conoscenza? Fare il suo mestiere, insomma, ne abbiamo tante istituzioni milanesi, il centro studi è una di queste, è più importante, ha una passione civica notevole e ha animato da persone straordinarie, a cominciare dalla sua presidente. Beh, insomma, in questo devo dire che la città è così ricca di istituzioni, soprattutto del terzo settore, soprattutto del volontariato sociale, che può guardare con fiducia al futuro, ma deve anche interrogarsi sul fatto che non si possono sprecare iniziative, risorse, passioni e amore, insomma, bisogna essere un po' più efficienti. Grazie mille.